Cristina D'Avena piange a Verissimo per il padre Alfredo. Verissimo, Cristina D'Avena in lacrime per la scomparsa del padre. Momento di commozione a Verissimo per Cristina D'Avena. La popolare cantante si è emozionata mentre parlava della scomparsa del padre Alfredo, venuto a mancare quasi 10 anni fa, più precisamente nel 2008. Rivedere le immagini della sua carriera e soprattutto della sua vita privata hanno scosso l'artista. Che, davanti alle foto e ai video con l'amato genitore, non è riuscita a trattenere le lacrime. Cristina era molto legata al padre, tanto che da piccola sognava di diventare un medico come lui. Poi la sua vita, dopo la partecipazione allo Zecchino d'Oro quando aveva solo 3 anni, ha preso una piega diversa, ma il rapporto con il signor Alfredo è sempre stato forte e stabile. Un legame indissolubile, che va al di là della morte. Le parole di Cristina D'Avena sul padre Alfredo. Mi emoziono a rivedere il mio papà. È come se fosse sempre con me e ogni volta che vedo delle immagini di lui mi commuovo. È stata una persona speciale, mi ha dato tanto. È stato un medico molto bravo che si è dedicato alla sua professione, tanto che i suoi pazienti mi chiedono ancora oggi di lui, ha raccontato Cristina D'Avena a Silvia Toffanini. Era molto orgoglioso di quello che facevo, sapeva che amavo il canto. Magari non lo faceva vedere, ma so che si commuoveva quando mi vedeva in TV. Dopo la sua morte io e mia mamma ci siamo legate ancora di più. Me la porto sempre dietro, ormai è la mia mascotte, ha aggiunto l'interprete delle migliori sigle dei cartoni animati. Verissimo, la vita privata di Cristina D'Avena. A Verissimo Cristina ha parlato pure della sua vita sentimentale senza però sbilanciarsi troppo. La D'Avena ha confermato di essere ancora felicemente fidanzata ma non ha aggiunto ulteriori dettagli. Cerco di tenere la mia privacy, ha tagliato corto l'artista che all'età di 53 anni non è ancora diventata mamma.